In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. La messa vespertina del Giovedì Santo ci ricorda tanti misteri della nostra fede e in modo tutto particolare l'ultima cena, quando il Signore si riunì con gli Apostoli nel Cenacolo. Il Vangelo ci racconta come Gesù disse a San Giovanni e San Pietro di andare a Gerusalemme e di seguire un uomo che portava una brocca d'acqua. Così avrebbero trovato la sala dove dovevano preparare la cena pasquale. Perché Gesù disse questo? Prima di tutto per mostrare che conosceva il futuro e che gli eventi che sarebbero successi erano nelle sue mani, anche la sua passione e la sua morte. E poi perché voleva passare l'ultima cena tranquilla con i suoi apostoli, non voleva che Giuda, il traditore, conoscesse il luogo. E arrivati al Cenacolo, Gesù entra con gli apostoli e il Vangelo ci racconta che c'è una disputa fra di loro per sapere chi doveva prendere il primo posto. Non avevano ancora capito qual era la missione del Salvatore, del Redentore, aspettavano ancora l'instaurazione di un regno umano. E Gesù dà loro questa grande missione, questo grande esempio di umiltà che la Chiesa ci chiede di riprodurre questa sera. Si cinge di un grembiule e comincia a lavare i piedi ai suoi apostoli. E Pietro è stupito da questo, non vuole permetterlo, ma Gesù insiste. Vuole che ciò che ha fatto lui lo facciano anche loro. Esempio di carità, esempio di umiltà. L'autorità è stata data alla Chiesa non per dominare ma per servire. E poi ci si mette a tavola e comincia questo pranzo rituale, il pranzo di Pasqua, in cui si mangiava l'agnello pasquale che era stato immolato. E durante questa cena rituale il più giovane chiedeva al più anziano la spiegazione di questa cena. E allora, sicuramente Gesù dà agli apostoli questa lezione di Sacra Scrittura spiegando tutti i simboli dell'Antico Testamento, ricordando come gli ebrei, prima di partire per la terra promessa, avevano dovuto immolare questo agnello che doveva essere giovane, senza macchia. Il suo sangue doveva essere messo sulle porte perché l'angelo sterminatore che avrebbe ucciso i primogeniti degli egiziani avrebbe così risparmiato quelli degli ebrei. E Gesù spiega questo agnello, il simbolismo. Questo agnello figurava proprio lui, Gesù. Infatti San Giovanni Battista lo chiamerà l'agnello di Dio che porta i peccati del mondo, venuto a salvarci col suo sangue che sarà versato sulla croce dall'angelo sterminatore, da Satana, in modo che noi purificati dai nostri peccati possiamo entrare nella vera terra promessa che è il paradiso, alimentati non dalla manna, questo cibo miracoloso che nutrì gli apostoli durante i 40 anni nel deserto, ma dal suo corpo e dal suo sangue. E Gesù, dopo questa cena rituale, svela il traditore. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Allora gli apostoli, uno dopo l'altro, chiedono a Gesù, sono forse io? E anche Giuda lo chiede, ha il coraggio di chiederlo a Gesù. E Gesù glielo dice a bassa voce, in modo che nessuno possa sentirlo, tu l'hai detto. E allora Pietro vuol sapere chi è il traditore e lo chiede a San Giovanni che era vicino a nostro Signore Gesù Cristo e il Vangelo ci dice che San Giovanni posò la tua testa, il suo capo sul petto di Gesù come per riparare con un atto di amore questa sofferenza terribile che il Salvatore doveva subire da questo tradimento e gli dice chi è colui a chi io darò questo pezzo di pane intinto e Gesù lo dà a Giuda e gli dice quello che devi fare, fallo presto. E Giuda uscì fuori, ci dice il Vangelo, e Satana entrò in lui ed era notte. Guardate la delicatezza di nostro Signore che non svela agli apostoli chi è il traditore, ma vuole rimanere insieme a loro. Sa che
Certo, lo abbandoneranno durante la sua passione, ma poi gli saranno fedeli fino a dare la loro vita per testimoniare il Vangelo. E dopo che Giuda si è allontanato, ecco che Gesù ci lascia questo sacramento straordinario, questo mistero d'amore. Con un grande desiderio ho desiderato mangiare questa Pasqua con voi prima di morire. E Gesù istituisce la Santissima Eucaristia, la Messa. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Questo è il sangue della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per molti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E Gesù ordina in quel momento i suoi apostoli, sacerdoti e anche vescovi, perché possano trasmettere il sacerdozio in modo che il sacrificio della nuova alleanza, la messa, possa essere presente nella storia fino alla fine del mondo per comunicare alle anime tutte le grazie che Gesù ci meriterà il giorno dopo, versando il suo sangue sul Calvario. Grande mistero, straordinario, la messa. Così attaccata da tutti i nemici della Chiesa, è il cuore della Chiesa stessa. La Messa è la Santissima Eucaristia. Noi possiamo ricevere Gesù con la comunione, con le debite disposizioni. San Paolo ce lo ricorda, occorre essere in stato di grazia, perché colui che si nutre del corpo del Signore in peccato mangia e beve la sua condanna, parole fortissime. Ma Gesù ci ama talmente che vuole venire in noi, nel nostro cuore, nella nostra anima, per trasformarci in Lui, per comunicarci la sua forza, le sue virtù. Egli l'aveva detto ai suoi apostoli, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ed è lì, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, pronto ad accoglierci, a darci udienza in qualunque ora del giorno o anche della notte, per quando vi è l'adorazione notturna. Pronto ad ascoltare le nostre suppliche, ad esaudire le nostre preghiere se preghiamo con fede. Dobbiamo avere un grande amore, una grande devozione per Gesù e Eucaristia e spesso avvicinarci a questo sacramento d'amore per approfittare di tutte le grazie che Gesù è così disposto ad accordarci. E poi, durante l'ultima cena, Gesù apre il suo cuore ai suoi apostoli, leggete questi capitoli di San Giovanni, a partire dal capitolo 14, questo discorso dopo la cena, dove Gesù dà il comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E Gesù ci ha amato fino a morire per noi. Non vi è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici, e il Signore ci ha amato così. E la Chiesa ci fa ricordare tutti questi grandi misteri durante in questa santa notte. E dopo la Santa Messa vi sarà la processione al sepolcro, il sepolcro sarà al perorato, andremo in processione al sepolcro, dove il Signore resterà per ricevere i nostri omaggi, le nostre adorazioni. Ci sarà la possibilità di adorarlo durante tutta la notte per tutti coloro che lo vogliono, che lo desiderano. E poi ritorneremo qui per spogliare gli altari. L'altare simbolizza Gesù, Gesù che va alla sua passione, che è spogliato delle sue vesti, che si abbandona nelle mani dei suoi nemici per riparare i nostri peccati, mostrarci il suo amore infinito e soprattutto darci grandi esempi di pazienza, di carità, di umiltà. Chiediamo quindi alla Madonna di meditare su tutti questi misteri in modo che ella possa imprimerli nel nostro cuore e che noi così possiamo conoscere sempre più profondamente nostro Signore per amarlo e seguirlo più fedelmente. Così sia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.